Bene, buonasera a tutti. Provo a fare una serata sul terminale, se ne fanno di diverse, e ovviamente in ognuna cerchiamo di mettere qualcosa di personale, non so se ci riesco, comunque dai. Mi sono preso un po' di tempo, ho cercato delle informazioni, a mente un po' libera, e ho redatto le classiche slide in cui ho scritto delle cose. E poi, in base a quando siamo ispirati, proviamo dei comandi collegandosi tramite la rete messa a disposizione del LUG a Raspberry. E Raspberry è un mini computerino di cui ho già cercato di presentare alcuni aspetti, su cui viene installato un Linux compilato per il tipo di processore, per l'architettura, ma che funziona a tutti gli effetti come un Linux per un computer normale. Cioè a casa lo uso più o meno come un computer desktop, grosso modo. L'idea è quella di prendere familiarità col terminale, principalmente perché c'è sempre un buon interesse sulla cosa. Ovviamente è uno strumento che all'inizio ha una curva, diciamo, lenta d'apprendimento, però alla fine ti può dare un po' di soddisfazione, insomma. Ecco. La prima slide ho scritto, vabbè, serve una domanda: cos'è un terminale? Praticamente il terminale, a quanto ho appreso, intendono proprio un capo di una cosa, cioè come la corda a due capi. Il terminale è inteso proprio come un estremo. In pratica, ho anche letto per capire bene che anche un server alla fine è un terminale, cioè le comunicazioni come le intendiamo noi vanno da un punto a un altro punto e vanno attraverso delle reti, degli switch che inoltrano i pacchetti e praticamente permettono di far comunicare due computer. Ovviamente serve sempre un software per comunicare tra un dispositivo e l'altro. Sostanzialmente il terminale una volta era una specie di scatolotto, era poco più che un monitor, aveva la sua tastierina e non aveva funzioni particolari, cioè non aveva una memoria riscrivibile o degli accessori come potrebbe essere, che ne so, il telefonino da poter collegare, delle particolari periferiche, e permetteva semplicemente di ricevere dei dati, quindi visualizzava sullo schermo delle cose. Permetteva anche eventualmente di stamparle in alcuni casi e inviava dei comandi al nostro server, all'altro terminale, che eseguiva delle cose e queste cose eseguite venivano rimandate al terminale originario. Nel nostro caso non abbiamo a disposizione un vero terminale, ma utilizziamo un emulatore, ovvero un programmino, nel mio caso uso questo qui, che in pratica apre una schermata del tutto simile al terminale. Praticamente avremo di fronte una serie di cose scritte a caratteri, sostanzialmente, in cui la maggior parte dell'interazione avviene tramite la tastiera, un po' come erano i terminali che avevano una tastierina e di fronte avevate un monitor una volta, ecco. Sostanzialmente quello. Poi una cosa che ho scritto io qui, ma adesso riesco a evidenziare, no, non si evidenzia. Ho scritto che la prima schermata di login è un emulatore di terminale. Beh, normalmente quando installiamo Linux si vede un'interfaccia grafica. In realtà prima c'è un piccolo. È un po' storto. Emulatore di terminale, vabbè, come ho detto prima, è una finestra, un programma che permette di utilizzare i comandi tramite la tastiera. Niente di. Allora, Xterm è l'emulatore che uso ultimamente. Cioè, sono diversi tipi, magari ne ho parlato anche in altre serate. Più o meno ogni installazione o desktop che sia cerca di proporre un terminale diverso. Sono tutti abbastanza simili, c'è chi ha più finestre, chi può fare dei trascini di copia e incolla. Questo qua che utilizzo è abbastanza base, non ha niente di particolare, è quello che abbiamo visto anche un attimo prima, che è questo qui praticamente.
una schermata bianca, niente di che. Allora. Tmux, adesso non so se l'avete installato o cosa, possiamo anche magari attraversarlo. Comunque, sostanzialmente, o si utilizza un terminale che ha più schede, come ad esempio, non so, il GNOME Terminal, che praticamente mette più schede, un po' come Firefox, e permette di switchare tra più schermate di terminale. Altrimenti si può usare Tmux, che io qua ho già avviato, e praticamente, se vedete, c'è una barra sotto verde, e Tmux in pratica vi permette di avere, tramite dei comandini, più sessioni di terminale su interno. Ho scritto dei comandini, se riusciamo a trovarli. Praticamente Tmux, non avendo un'interfaccia, come dire, a finestre particolari, ha degli shortcut, e devo CTRL-B e poi C, ti permette di creare una nuova terminale. CTRL-B, CTRL-V, CTRL-V doppia, ti permette invece di guardare all'interno della lista delle finestre. Faccio un esempio, faccio CTRL-B, premo un C, la nuova finestra di terminale. Si vede poco, ma qui sotto ho la finestra 0, 1 e 2. Faccio nuovamente CTRL-B e V doppia e vedo le finestre che sono aperte. Praticamente posso con le freccette andare su e giù. Questo permette, per chi usa male il terminale, di non utilizzare il mouse, ti muovi in questa maniera. E qui ho le varie schermate aperte, con ti fa vedere l'anteprima sotto, e, insomma, è simpatico. Ok, questa è l'altra diapositiva. Poi mi chiedeva Stefano di parlare di utilizzare l'SSH, ok. Mi sono permesso di fare una piccola ricerchina, così vediamo SSH e Bash. Allora, praticamente SSH ho trovato come definizione che è un programma che permette di aprire un canale di comunicazione, quindi praticamente di collegarsi a un altro computer. Mi sono chiesto però come funzionano i comandi, non ho trovato una grande spiegazione, quindi come ultima cosa ho detto che secondo me è un'alternativa, cioè probabilmente non usa né la bash né la sh, ma è un sul sistema di utilizzare i comandi sul lato server. Non lo fa ssh, ma lo farà openssh nel mio caso. Suppongo che sono tutti compatibili, che quindi chiunque scrive SSH con la sua sintassi nel suo computer e si collega a Raspberry, insomma, gli funzioni correttamente, che abbia a disposizione tutti i comandi che ci sono poi sul Raspberry. Questo qui l'ho copiato da una slide che mi ha girato Mo Stefano, che è la sintassi scritta in un'unica slide. Per collegarsi a un altro, diciamo, un server SSH, si scrive SSH, che sicuramente sarà presente sul sistema Linux, poi si scrive nome utente, chiocciolina, host. Allora, ovviamente, detto così, non serve a niente, se scriviamo sta cosa non farà nulla. Bisogna avere un minimo di conoscenza di dove si va a collegarsi. In pratica il nome utente sarebbe, come dire, l'utente che all'inizio nei sistemi c'è la root, poi vengono creati gli utenti normali, e l'host sarebbe l'indirizzo IP. Nel computer locale l'indirizzo IP non serve, e quando dobbiamo collegarci in remoto bisogna avere una conoscenza anche della rete, cioè sapere dove si va a attaccarsi. L'host può essere l'indirizzo IP diretto, oppure nel caso sia registrato nel DNS, il nome del computer, e poi risolve l'indirizzo tramite il nome. Ok, allora, adesso quasi quasi, qua c'era già, diciamo, una prima prova da fare. Per collegarsi a Raspberry dovrei creare un utente, anzi lo creo subito. E, diciamo, l'interessante è che bisogna stare un po' attenti a creare gli utenti, specialmente quando hai accesso ad altri, in modo che abbia dei privilegi limitati.
Se do l'utente che c'è all'inizio sul Raspberry, probabilmente uno può anche spegnerlo, può cancellare tutto, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente io adesso mi collego via SSH, che è il comando che utilizziamo dopo, al Raspberry. Allora scriviamo SSH, poi ci hanno messo un nome utente. Allora, quando ho installato sul Raspberry Arch Linux, ho cercato su internet, era scritto che bisogna utilizzare l'utente, questo qua, Alarm. Non so se è questo. Mi sembra che sia un disattato. Non parlo proprio di lui. C'è di cosa? Non mi sembra che sia cambiato il fonte. Aspetta che proviamo. Qualche altro terminale, qualcosa, vediamo. Questo? No, non è questo. Allora, la tua? Ancora, ma scusa. Terminale XFCE, giusto? Non c'è un cazzo, perché l'ho installato? Non mi sfugge. Senti, scusa, se scrivo qua dentro, XFCE. Qua quando si ingrandisce, cioè si ingrandisce alla grande, ok, perfetto. Facciamo SSH, abbiamo detto, questo qua è il nome dell'utente, vado su internet, poi l'indirizzo IP è un bel problema, anche prima ho collegato il Raspberry e l'indirizzo IP lo vedi stando su Raspberry, perché abbiamo utilizzato DHCP che segna l'indirizzo quasi casuale che si collega. Comunque abbiamo visto prima, ho cercato prima di iniziare, che l'indirizzo era questo. Ok. Poi la password del sistema la trovi sempre su internet, io l'avevo cambiata, quindi c'è questa qua. Ok. Adesso sostanzialmente cosa vediamo? Che si è aperto sempre un altro terminale, o meglio, siamo sempre all'interno dello stesso terminale. Quello che cambia è la scritta qui, cioè praticamente ci ha messo l'utente, chiocciolina, qui non c'è più l'indirizzo IP ma c'è il nome dell'host. Praticamente l'SSH si è collegato ed è stato riportato nel prompt, o come si chiama, la stessa cosa che ho utilizzato per collegarmi. Questo mi permette, se non sono troppo frettoloso, di capire dove sto scrivendo, perché a volte mi capita magari nella fretta, scrivo una cosa, no aspetta, lo sto scrivendo nel computer sbagliato, non funziona perché magari il Raspberry non ha tutti i comandi o comunque non è predisposto come il PC di casa. Ok, allora il comandino che ho scritto, intanto se volete avere un attimo di tempo per provare collegarvi non potete, dovrei creare un utente, vediamo qua. Allora, creare un utente, allora user add, questa cosa qua, meno m un utente, proviamo a vedere di fare questo comandino, che praticamente, qua, così. Allora intanto provo così, probabilmente non funzionerà, meno m, lug. In questo caso non funziona, perché non funziona? Perché l'utente alarm non ha i permessi, cannot open, praticamente non ha i permessi di modificare il file in cui sono memorizzati gli utenti. Ok, comunque l'intento era quello di aggiungere un utente, quindi user add, aggiungi un utente, meno m, che sarebbe gli creiamo una cartella chiamata home e poi il nome dell'utente.
questo caso, purtroppo, che era gli utenti, è riservato per chi è amministratore. Quindi SU, mi logo come superutente e cambio nuovamente questo indirizzo qui. Praticamente scrive che siamo root, non siamo più alarm, sull'host alarm P, e poi scrive alarm. In questo caso, se cerchiamo l'ultimo comando, non troviamo user add perché ci siamo collegati con un altro utente, ma possiamo comunque scriverlo con i tastini. Quindi facciamo user add -m log. Ok, e questo abbiamo creato un utente. Adesso ci metterai anche la password, immagino. Allora facciamo password rudy log. Mettiamo la password log e la ridigitiamo scrivendo sempre log. Mi dice in inglese, purtroppo conosco un po' di inglese, che il comando password mi comunica due punti: password updated successfully, la password è stata aggiornata con successo. Adesso si potrebbe provare se qualcuno è collegato al wifi. A sua volta avrà ricevuto un indirizzo IP della sottorete come Raspberry. Quindi si potrebbe provare il comando precedente. Se riusciamo. Il comando precedente, che si tratta di fare SSH. Poi scriviamo il nome dell'utente, in questo caso sarà Lug. Sì, SSH spazio Lug. Chiocciolina, scrivete 192, poi date un tab. Se date un tab, cominciate a completare perché sostanzialmente la vostra accessibilità sulla sottorete è basata sull'indirizzo IP e la maschera. Poi niente. Col tab non va niente? Se dopo la chiocciolina non metti niente, allora ti escono degli indirizzi. Adesso non utente. Come? Non c'è un metti 192.168.1.7. Sempre sbagliato se lo stavo allora qualcuno ha visto collegarsi alla fine quindi dopo vi chiede la password, vi ha chiesto anche di aggiungere la macchina come c'è cioè, tipo una scritta in inglese lunghissima praticamente l'intento di quella scritta lì è di dirvi: ti stai collegando al computer, ok. Mi posso memorizzare una chiave, o comunque un hash, quello che è, per verificare successivamente al prossimo ricollegamento se la macchina è la stessa. Voi gli date yes e si memorizza la chiave, dopodiché la prossima volta vi collegate senza ulteriori domande. No, 132, 160.
Punto 1, punto 7. La passo adesso è nuova. Vabbè, allora proviamo a dare un LS, scriviamo LS, poi battiamo invio, una cosa che ho già provato a fare io, in questo caso LS non ritorna niente, cioè vi ripropone lo stesso cursore precedente. LS serve a vedere che file ci sono nella cartella, per dire è equivalente del dir del DOS, cerca l'elenco dei file che ci sono all'interno della cartella. Nel mio caso è questo qui, però effettivamente dipende da dove si è posizionato. Cioè io sono in una cartella che evidenzio facendo così, pvd home alarm, ok? E se voi fate pvd probabilmente troverete barra home barra look, eventualmente possiamo verificarlo perché mi scollego. Facciamo così e mi collego anch'io come lug. A quanto pare in tante persone contemporaneamente ci siamo collegate come lug. Come faccio? Perché qualcuno mi ha detto che si è collegato. Ma come fai a saperlo da lì? Da qua? Sai se ci sono più... Cioè, quello che avevo provato a vedere io era tramite questo programmino che si usa male. Comunque si possono vedere quante sessioni di shell sono aperte, quanti comandi. È che è un po' confusionario, cioè ci sono un sacco di processi, sottoprocessi. Tipo gli SSHD sono i processi del demone che sta sul server. Ecco, queste qua, ecco, questi comandi qua bash. Che cazzo sono? Vabbè, i comandi bash sono sicuramente delle shell aperte, perché di default, se non specifichiamo niente, l'utente, almeno sull'Arch Linux, utilizza sempre bash, ok? Eventualmente si può dire all'utente di utilizzare sh, però deve essere installata, eccetera eccetera. Quindi potrei dire vediamo quante bash sono aperte. Può darsi che esista anche un sistema più intelligente che potrebbe essere magari capire da che indirizzi IP sono collegati. Al momento non mi viene in mente, come fare. Sicuramente cercando su internet c'è un sistema. Non mi ricordo. Neanche te ti ricordi. Stavo pensando se mai IP table sa qualcosa che può utilizzare, vedere, ma non lo so. Come fai a copiare un file dalla tua macchina locale a quella macchina remota? Sì, dopo c'è nelle slide, c'è tra l'altro una cosa che non avevo praticamente mai fatto. Infatti anche lì ho detto, caspita, se dobbiamo spiare sta cosa, stiamo freschi. Sì, perché bisogna scrivere parecchio, cioè non è proprio scrivere due cose, non è come un copy tra due cartelle, è un po' più rotto di scatole. Comunque, vabbè, abbiamo visto che LS non ritorna niente. Oh no, ha tornato qualcosa. Ok, quindi praticamente qualcuno ha creato un file, una directory. Ha creato una directory, sì, in effetti, e si è chiamata Claudio. Adesso praticamente cosa succede? Che qui siamo su home lug. Vabbè, praticamente come dire la cartella del disco, sì, del disco grosso modo in cui ci troviamo. In pratica, di default, l'utente viene creato col comando M, quindi alla sua home, alla sua cartella chiamata col suo nome,
e su quella può fare un po' quello che vuole, compreso cancellarla. Quindi uno che si è collegato ha creato una cartella di nome Claudio. Vabbè, possiamo anche creare anche noi una cartella, il comando è mkdir e possiamo mettere un nome che vogliamo. Di default la cartella viene creata nel percorso attuale, quindi la home. La home dell'utente è come dire, come rappresentazione quel simbolino lì che poi si trova nella tastiera in alto a destra con l'alt graph, che è questo simbolino qui, una tilda. Mkdir Alessandro, mi aspetto che ci sia una cartella Alessandro. Poi qualcuno ha fatto un file no.txt. C'è anche un burlone. E nuova cartella, che però probabilmente non è una cartella, perché almeno il terminale me lo rappresenta con colore diverso. Blu saranno le cartelle, quindi faccio cd Alessandro. Scrivete anche voi, tanto non succede niente, cioè potete spaccare quello che volete, non è un problema, non ci arrabbiamo. Quindi questa è una cartella, fai così, torni indietro, punto torni alla cartella precedente, che è già qua una cosa un po' avanzata. Se faccio il cd nuova cartella, mi dice la bash, mi risponde cd, il comando cd nuova cartella not directory, la nuova cartella non è una directory, però essendo un file, probabilmente un file di testo, sarà editabile, così ce l'abbiamo, un file vuoto, scriviamo dentro qualcosa, e possiamo eventualmente vedere il suo contenuto, così c'è scritto A. Ok, qua si può provare a fare un po' di file, tanto non costano niente, c'è anche no.txt, è stato scritto giustamente txt, però alla fine il Linux è un po' indifferente che sia appunto txt o qualcos'altro, cioè se un file di testo lo aprite con l'editor, altrimenti vedete solo schifezze se è un compilato ad esempio. Il punto txt, ma è più tipico di altri sistemi operativi, comunque anche noi dà una mano per capire un po' cosa c'è dentro, eccetera, eccetera. E, vabbè, io ho usato VI, lo uso ogni tanto perché mi piace variare la cosa. Sostanzialmente è un editor che qualcuno aveva presentato tempo fa, abbastanza, anche questo è abbastanza indigesto, perché ha un sistema modale, di utilizzare l'editor. Sostanzialmente il comando è VI, poi io voglio editare ad esempio no, allora scrivo una N maiuscola, do il tab, non lo fa, forse non c'è più il file, perfetto, non c'è più il file, quindi in pratica non posso più editarlo, a meno che non, nel VI non creano nuovamente il file. Allora, vediamo qua, facciamo nuovamente VI, proviamo, bravo Alessandro. Questo sostanzialmente è l'editor. È molto scoraggiante, però ad esempio se scriviamo una I possiamo inserire del testo. Col backspace in questo caso non cancella. E, vabbè, insomma, c'è i suoi comandi, la modalità, qui non si vede, però sono modalità di editor. Se faccio ESC posso spostarmi con le freccette, sono in modalità le lettere dell'alfabeto e sono in modalità visuale. Vabbè, insomma, comunque sono in modalità normale. Vabbè, detto questo, non è molto interessante. Possiamo anche uscire. Allora, per uscire, due punti Q e poi sarebbe meglio metterci un punto esclamativo. Perché per evitare il salvataggio in questo caso del file, se no dovete fare un due punti W che scrive e un due punti Q per uscire. Se scrivete due punti VQ vi scrive, vi salva il file ed esce. Vabbè, ho visto che molti hanno creato dei file lettini, li hanno cancellati, adesso ritornano, bene dai, mi piace sta cosa. Vabbè, qua avevo scritto ls-l. Vabbè. I permessi dei file.
Allora, sono cose magari più o meno note, sostanzialmente rappresentati in modalità di testo, ci sono in pratica delle lettere che sono qua a sinistra, che sono D, R, V, X, sono queste cose qua, sostanzialmente sono come dire, una specie di rappresentazione veloce per capire i permessi che ci sono su quel file. Allora, sostanzialmente sono delle triplette. Allora, intanto la D qua davanti, ho l'impressione che stia per directory, quindi la cartella. Poi c'è una triplette che è RVX. In inglese R sta per read, W sta per write, X sta per eseguire, vabbè, non è l'iniziale, però impariamo che è questo. E la prima tripletta si abbina all'utente che è proprietario del file. Dopodiché c'è questa tripletta qua, R spazietto X, o meno X, che è invece quella del gruppo dell'utente. L'ultima tripletta, che normalmente era meno X, che è invece quella per tutti quanti gli altri. Sostanzialmente i permessi funzionano che di base non puoi fare niente e viene cercata la cosa più permissiva. Cioè in base all'utente, in base al gruppo, in base a quello che è scritto, il sistema controlla se puoi cancellare, se puoi leggere, se puoi fare un sacco di cose. Sostanzialmente l'utente LUG, che fa parte del gruppo LUG, quindi uno è l'utente, l'altro è il gruppo, è il proprietario o comunque ha questi permessi sui file che sono stati creati. Quindi LUG sostanzialmente crea dei file che appartengono a LUG del gruppo LUG. Niente di che. E questo si è visto facendo ls-l. Okay. Ls spazio meno l non fa altro che dare una lista di file più dettagliata, mentre in precedenza ls è un po' più stringata, ls meno l è molto più, c'è anche all'occhio così è un po' difficile da leggere, avrebbe anche diverse informazioni, tipo ad esempio lo spazio occupato sul disco, in questo caso multiplo di 4096, che probabilmente sarà un blocco minimo, in byte. Poi ci ha messo una data, un mese, una data, un orario, che sono quelli di creazione del file. Ok. Poi vabbè, qui ho scritto delle altre cose, non so se ne avevo penso usato una volta, però visto che mi ricordavo questo comando, vale la pena elencarlo. Get facle, questa cosa qua. Praticamente sarebbe get file acl. Okay. Se questa cosa funziona, con il nome del file come argomento, praticamente si può utilizzare get facl di, diciamo, no, tutti. Ok. Perché usare questa cosa qui piuttosto che l'altra? Beh, dal punto di vista magari così di base cambia poco, però ad esempio l'utilità è che si può usare un comando di modifica, che è questo set facl, in cui si vanno ad aggiungere permessi praticamente. Cioè il limite del sistema di base, almeno secondo me, è che i permessi vanno sull'utente proprietario, sui gruppi e sugli altri. Se però ad esempio uno deve dare i permessi sia a LUG che a un altro utente che adesso creiamo, se si incasina su, perché dovrebbe, non so, creare un gruppo in cui appartengono gli utenti e dare i permessi, vabbè, insomma, praticamente ti perdi. L'ideale sarebbe utilizzare questo comando e aggiungere i permessi a più utenti. Cioè l'utente questo set facl, vabbè, con la sintassi così, permette di assegnare a uno, due, tre utenti i permessi.
I permessi sono sempre una tripletta RVX, qua gli dai tutti i permessi, dai permessi di esecuzione, di scrittura, di lettura al nome file. Questo secondo me vale la pena di provare. Per provarlo possiamo, se non sbaglio, possiamo fare, tanto fate quello che volete, allora facciamo. Adesso io qui non so, qualcuno mi ha detto che col tavolo non funzionava. Nel mio caso, se io scrivo alarm, chiocciolina, scrivo 192, che 192 è il primo pezzo, diciamo, del mio indirizzo IP, e gli do il tab, non so, a me mi si completa così, perché comunque nel terminale ha capito che io ho accesso a tutti gli indirizzi che hanno, come dire, il primo codice 192, poi il secondo 168, poi 1, e l'ultimo sostanzialmente è quello a cui ho diritto di comunicare. Vado qua, ho dato la password, ok, faccio la stessa cosa e metto la password amministratore. Ripeto nuovamente user add, voi potete farlo anche sul vostro PC, nel senso, se siete amministratori potete creare 2, 3, 4 utenti, non succede niente, il sistema non ha problemi. Dopo ovviamente la cosa ve ne fate, cioè potete anche semplicemente solo sperimentare di collegarvi come un altro utente e provare a esplorare i file. In questo caso io quello che voglio fare è provare a fare un utente lug u2. Ok. E possiamo magari vedere anche la caratteristica di lug2. Intanto me l'ha creato. E me l'ha creato in questa maniera. Praticamente ha associato un UID, che purtroppo lo trovate anche su internet, in alcuni punti dovete specificare l'UID, che sarebbe ID, sarebbe identificativo U dello user. In questo caso è un numero, 1002, che corrisponde umanamente al lug2 come stringa. Poi c'è GD, che sarebbe identificativo del gruppo, 1002 e lug2. Groups sarebbero i gruppi, gruppi aggiuntivi più quello originale dell'utente. Vabbè. In questo caso qua sarebbe anche interessante provare a accedere come lug2. Quindi adesso abbiamo un Raspberry che ha un utente alarm, un utente root, un utente lug, un utente lug2. Lug c'ha la password, lug2 probabilmente no, perché non l'ho specificata, non mi ha chiesto niente, quindi non aveva la password. In questo caso, per vedere tutti gli utenti che sono sulla macchina, ho provato l'altra sera, potete farlo anche sul vostro PC, domani facciamo una pulizia qui. Mi hanno spiegato che facendo CTRL più L tutti i terminali puliscono, così avete un bello schermo libero e scrivete da sopra. Si può fare cat, che è un comando, ok, barra etc, barra passvd, che praticamente ha lo stesso nome del comando password, può trarre in inganno, comunque in realtà è un file di testo, che anche questo ha dei permessi, quindi l'utente alarm non poteva modificarlo, mentre l'utente root sì, e qui ci sono messi un po' di utenti. Allora, quando è stato il sistema c'erano già alcuni dei presenti, tipo root, meno male, poi c'è bin, daemon, mail, non sono tanti, ma è come gli altri PC, perché installando il sistema base fortunatamente non ne fa tanti. Che ha tanti utenti, perché ogni processo ormai c'è il suo utente e preferisce tenere divisi così. Praticamente qui cosa notiamo? Che c'è gli ultimi in lista, si vede che sono stati aggiunti dopo a questo file di testo, che sono alarm, ok, poi c'è lug e lug2. E qui troviamo un po' di informazioni riguardo l'utente, che sono l'identificativo, il gruppo principale d'appartenenza, la home barra lug,
la shell predefinita barra bin barra bash, ecco. Comunque è quella predefinita solitamente. Si può specificare una diversa, ma non serve a niente. Allora, non so se qualcuno ha provato a collegarsi come l'U2, eventualmente lo faccio io. Faccio exit ed esco praticamente dall'SU, poi faccio logout se non sbaglio, e logout esco dalla sessione SSH. Sono nuovamente col mio utente di base. Con il mio utente di base rifaccio nuovamente un SSH, mettiamo il nome utente, l'UG2 stavolta, mettiamo l'indirizzo IP. Come al solito le cose più volte si fanno, più dopo si memorizzano. Mai vado via un po' veloce, dopo sbaglio anche a volte. Comunque più volte applicavo un comando, cioè se per buona norma ogni giorno facessimo un SSH sul terminale, dopo un anno siamo dei mostri. Qui la password non c'è. Non è possibile collegarsi addirittura? L'UG2 o qualcuno l'ha cambiata magari? No. Impossibile, no. Giustamente. Non quindi non si può, senza password non si può collegare. Probabilmente, giusto? Perfetto, creare un utente senza password. Ah, non so, come l'ha chiesta? Sì. Nessuno può averla cambiata a parte me. No. Io non l'ho impostata prima, magari l'ho impostata come ricordo. No, non mi sembrava averla impostata. Vabbè, niente. Allora, rifacciamo nuovamente SSH. Adesso fa cancellare quello che intendi lì. Sì, come user del forse? Non esiste la password. Come scusa? Non avendo la password per l'utente, non fate cancellare. Vabbè, esatto, poi io le operazioni sugli utenti si fanno praticamente sempre come amministratore, quindi rifaccio nuovamente, ho sbagliato, accidenti. SSH, facciamo l'utente che non è amministratore. Tanto proviamo a fare così, facciamo così, lo fa. Ma questo è un messaggio del cavolo, perché vabbè, potrei spiegare questa cosa. Praticamente si è memorizzato l'indirizzo del Raspberry che utilizzo a casa, che però non ha la stessa chiave, quindi ha detto attenzione, ti stai collegando a un computer che non è quello che ho memorizzato io, perché questo qui è un altro Raspberry, ha un altro identificativo, e quindi mi ha detto attento che stai facendo, probabilmente c'è qualcuno che si è intrufolato, a me, cavolata. Comunque facciamo Aracma, facciamo picciolina 892, ok, io sono nuovamente collegato. Queste qui sono delle cose che chi ha installato la shell praticamente ti scrive ogni volta dove andare su internet. Noi facciamo sempre il comando SU, li mettiamo super utenti. E a questo punto cosa avevamo dimenticato? Allora, proviamo a mettergli. Prima viene inserita il password, però fanno un switch user e l'U2. Switch user l'U2? Sulla exit. No, switch user, no. Switch user da qua dici così? Sì. Che dalla password? Prova niente. Evidentemente cioè, è ovviamente una mia pecca, probabilmente comunque un utente che non ha password è un utente che non ha shell, probabilmente. Cioè la logica è quella, cioè, adesso vorrei se poi informarsi bene, ma evidentemente non esiste un no password sull'utente. A questo punto vediamo se abbiamo la password l'UG2, mettiamo la password l'UG2. Assolutamente, boh, perfetto. Allora, vabbè, anche lì le password non sono messe all'interno dei file di tcpassword, ma sono su un altro file che è criptato in modo che non sia leggibile. Allora, a questo punto
provo a farlo in diretta, che così mi rendo conto di cosa succede. Facciamo SSH loop 2, chiocciolina 192, gli diamo l'autocompletamento 7, clic, e adesso mettiamo il loop 2. Ok, adesso è entrato. Va bene, allora in questo caso cosa possiamo fare? Possiamo andare sulla home di Lug, un po'. Ok, non ce la si fa. Giustamente non la si fa perché è un utente diverso da quello precedente. Questo utente qui si trova su home Lug 2. Cioè si trova al percorso Lug 2, home Lug 2. Che è una home, ovvero la cartella dell'utente, è diversa da quella di Lug. Quindi lui avrà i permessi soltanto su quello che si trova all'interno di Lug 2. Quello che volevo fare io, non l'ho provato a casa ma penso che funziona, è utilizzare questo set FACL -m, eccetera, eccetera. Per riuscire a dare permessi all'utente Lug 2 sulla cartella Lug o anche viceversa. Okay. Quindi in questo caso ovviamente il permesso non può essere modificato dal Lug 2 perché Lug 2 ha permesso tra le sue cartelle, quindi l'utente Lug eventualmente può dare i permessi a qualcun altro di accedere alle sue cartelle. Sarebbe sempre meglio i file, però mettiamo in questo caso che Lug 2 vuole fare, Lug vuole dare permessi al Lug 2. Ok, Lug, non è permesso Lug 2. Abbiamo una nuova scheda. Non so se volete provare a farlo voi, comunque. Ecco, in questo caso qua, questo terminale ha più schede, quindi in una ho Lug 2, collegamento Lug 2, nell'altro ci apro il collegamento, scriviamo nuovamente SSH, per fortuna che è corto, diciamo SSH Lug, solito indirizzo IP, questo qua, da password uguale a Lug, si è collegato bene. Allora, lui si trova sempre su home/lug. Proviamo a vedere se questo comando funziona, se non funziona dobbiamo scoprire dopo perché. Allora, set FACL, quindi praticamente set FACL, sappiamo se ci sono per fortuna, set FACL, set, quindi praticamente una cosa non che interroga ma che va a modificare, quindi set file ACL, quindi sarebbe access control list, quindi praticamente una specie di lista più che di permesso sul file in cui vengono scritte molte cose e per sapere se l'utente può fare delle cose sui file, quindi set FACL -m che credo stia per modifica, e poi c'è questa stringa qui apicetto u che sta per utente, due punti, nome utente, ok, quindi praticamente io sono in questo momento sono Lug, voglio dare il permesso a Lug 2, ok, quindi voglio agire a livello, voglio modificare i permessi in favore di Lug 2, quindi in favore nel senso che sarà voglio fare una cosa permissiva, perché non specifico niente, i permessi non ci sono, RUX praticamente gli do tutti, UX, apicetto così, nome file, se utilizzo punto barra, questo i permessi come sono della home? I permessi della home, tu adesso stai cambiando i permessi della home, gli dai tutti i permessi? Sì, i permessi della home, possiamo vedere, facciamo get FACL, quindi get file access list, punto barra, risulta che il proprietario Lug, del gruppo Lug, è solo l'utente a RUX. Il gruppo è sufficiente aggiungere il gruppo, magari.
dare il permesso agli altri, eccetera, o no? Beh, sì, puoi anche mettere che gli altri accedono. Potresti aggiungere LUG2 al gruppo LUG e mettere che il gruppo abbia determinati permessi. Si può anche fare così. Sì, volevo utilizzare questo altro sistema perché penso che sia più versatile. L'ho usato una volta e ieri ho dato un'occhiata a questo. Anche perché, ad esempio, modificare i permessi sui file è un comando, l'ho messo così, che già qua l'acronimo mi dice poco, comunque permette change mode, cos'è, vabbè. Si può fare chmode, sì, diciamo che ormai è più difficile capire come si chiama il comando, no? Che si ricorda, chmode, e qua panico totale. Comunque sia quello che vogliamo fare chmode, allora provo a spiegare. Allora, ci sono alcuni sistemi tipo aggiungi permessi con dei più e delle letterine. Quello che magari è più classico è utilizzare una triplette di numeri, ok? Tipo 777 andrebbe praticamente a fare RUX sulle user, RUX sul group, RUX su all, perché praticamente 7 è la somma di 1, 2 e 4. Okay. Il sistema lavora sempre in binario ed è come che fossero una sequenza di 0 o di 1. Okay. Se uno dà ad esempio chmode 7666, chmode 66 va a modificare in maniera più restrittiva i permessi, cioè meglio, più restrittiva rispetto a quanto avrebbe fatto il 777. Facciamo chmode, vediamo se funziona così. Evidentemente no. Non mi ha dato un cazzotto nell'occhio. Possiamo fare ls-l. Sì, scusa, beh, vabbè. Praticamente, cosa ha fatto? Questo qua si evidenzia fortunatamente. Ha messo RVX, anzi ha lasciato RVX che è 7. Poi RV è 6, quindi vuol dire che R sarà 2 e W sarà 4, quindi ha fatto 4 più 2 è 6. La X non c'è, quindi non è eseguibile, possiamo stare, va? Sulla cartella, e poi ha messo RV, RV trattino, che è un altro sì, per gli altri utenti. In questo caso una caratteristica delle cartelle è che la X permette di aprirle praticamente. Ma diciamo la cartella di Alessandro già aperta a tutti, è a DXXX. Sì, esatto, quella là può essere accessibile a tutti. Sì. Quelle che hanno tutte le X, che gli others hanno l'accesso praticamente. Non possono magari leggere e modificare il contenuto. Allora. Vabbè, possiamo anche magari... non possiamo fare. Possiamo dare tutti i permessi, però non è quello che volevo fare. Facciamo così, chmode 700 di lug, e facciamo ls-l, è tornato come era prima, sostanzialmente la triplette è diventata RUX e tanti trattini, quindi praticamente solo lug può fare qualcosa, tutti gli altri niente. Fortunatamente ha il permesso di X, quindi può accedere alla propria cartella. E qua cd lug si permette di accedere alla cartella. Ha abbreviato il nome e è diventato nuovamente la tilde per dire che c'è l'home. Vabbè,
Quello che volevo fare io è utilizzare set FACL. Allora, dobbiamo fare, vabbè, andiamo a leggere, -m. Non so se qualcuno ha mai usato questa, questa cosa. Mai vista? Vabbè. Facciamo U, due punti, non utente, mettiamo l'U2, vogliamo bene l'U2. Poi facciamo due punti, RUX, diamo tutti i permessi. Chiudiamo nuovamente questi apicetti, che evidentemente servono perché la stringa venga interpretata correttamente, che non ci siano mai dei simboli che danno intolleranza. Il nome file, e mettiamo quello su cui siamo, cioè la cartella. Ok, non ho fatto nessun errore, molto bene, vuol dire che ha funzionato. Possiamo fare get facl.bar. Praticamente sembra quasi uguale, ma in realtà ha aggiunto user due punti loop 2 RUX. Quindi praticamente anche loop 2 dovrebbe poter accedere a queste cartelle e anche modificare leggendo il contenuto. Vediamo se la cosa è vera. Questo qui è, ho girato sull'altra tabulazione, quindi c'è il loop 2 collegato sempre al Raspberry. Lui si trova sul home lug 2. Proviamo a vedere se può accedere a un barra lug. Che culo, funziona molto bene. Vediamo se è vero, facciamo così, infatti barra home barra lug. Come si presentano i permessi da questo punto di vista? Scusate un attimo, facciamo così. Praticamente cosa succede? Che non c'è quasi nessuna differenza, a parte che il lug ha questo più, che significa che ci sono dei permessi garantiti da questo ACL, e qui sono dei permessi aggiuntivi che vanno oltre quelli standard di questi nuovi caratteri. Ecco, questo qui a casa non servirà una mazza, però se qualcuno magari dovesse avere più utenti che accedono alla stessa macchina, può diciamo andare più in maniera specifica a dare i permessi per singolo utente, per vari gruppi, piuttosto che diventare matto a capire l'utente a quale gruppo appartiene o come fare. Togli i permessi dell'utente della moglie per entrare nel home. Sì, puoi fare così, esatto, sì, sì. Ha un senso? Sì, diciamo che la moglie normalmente riesce appena a accendere il computer, quindi qualunque cosa è già la magia. Confidente, no? Beh, devo dire che a casa mia comunque ci sono anche utenti Linux, cioè nel senso che accendono, lo utilizzano senza mai sapere tante cose di terminale, però funziona normalmente, insomma. Scusa, sì. Come mai in questo modo tu da utente lug puoi modificare, cioè tu da utente lug hai dato la disponibilità all'utente lug 2 di poter accedere ai tuoi file? Esatto. In diversi modi, ok? Sì, cioè praticamente cioè solo chi ha i permessi può accedere sostanzialmente. Dai, cioè è una logica abbastanza normale, no? Condividi, cioè crei una condivisione dei tuoi file dando i permessi di lettura, scrittura e discussione. Esatto, cioè c'è la condivisione nel senso che fanno parte dello stesso sistema, quindi sono condivisi per natura perché sono sullo stesso disco, sulla stessa root, eccetera, eccetera. Quindi fisicamente sarebbero accessibili di per sé, però il sistema Linux che è attivo in quel momento limita l'accesso, grazie al suo software, in modo da capire se chi è collegato in quel momento può o no vedere i file. C'è una cosa che magari se sei collegato tu personalmente e dici ci sono io, voglio vedere tutto. Nel caso invece del Raspberry, in questo caso avevamo 2, 3 o 4 utenti potenzialmente che si potevano collegare e che potevano avere dei permessi diversi.
Quindi i permessi servono per far accedere a nuovi file, un po' come nasconderli, un po' per renderli disponibili. Essendo sullo stesso computer, di per sé è una condivisione veloce, cioè dici questo utente può vedere questi determinati file. Non c'è tanto da condividere, però insomma. È difficile da capire, no? È che tu l'utente Lug entra con una sua password dentro la sua home, giusto? L'utente sì. Lug 2 vediamo che abbia la sua password per entrare nella sua home. Sì. Cioè, si per entrare nessuno per collegarsi, diciamo, al sistema, al. Sì, ma se stesso ha dato accesso a una se stesso sì. Ha dato accesso a una sì. Esatto. Sì. E in questo caso, come Lug 2, no? Come faccio a vedere? Cioè, vado nella home tua e vedrò solo i file che hai condiviso tu. Beh, cioè, dipende. Io posso entrare nella tua. Finché tu non condividi i file, ad esempio, posso comunque entrare e non poter toccare i file. Beh, ovviamente, cioè, sostanzialmente vediamo il file o la cartella come, come dire, un'entità a cui viene sempre associato dei permessi. Cioè, da qualche parte il sistema scrive che permessi hanno gli utenti su quel file, ok? Magari uno dice, vabbè, quando faccio l'S-L sono scritti di fianco, cioè uno si immagina il file e in testazione, immagina che in testazione sia scritto i permessi. Poi quando vai ad aggiungere tanti permessi con l'ACL, in realtà c'è una lista, c'è un'infinità di questi permessi che sono garantiti. E, in pratica ogni file ha una lista più o meno lunga di queste autorizzazioni. E quindi potrebbe essere l'autorizzazione sulla cartella, che è la base di poter entrare e visualizzare. Poi i file hanno comunque i permessi che fino a che non vai proprio ad agire specificatamente sono alterati. Quindi potrebbe ancora essere che i file non siano accessibili per qualche motivo. Comunque il fatto che la cartella sia accessibile ti permette comunque di poterci lavorare. Potresti comunque creare un file, però l'utente Lug che crea un file lo creerà con quel suo utente creatore sostanzialmente. Cioè per assurdo potrebbe essere che l'altro dopo non possa modificarli. Se vogliamo. Sì, sì, sì. Però poi potremmo anche provare, magari dopo ho detto una cazzata, effettivamente potremmo anche provare. Quindi ad esempio questo signore qui, se non sbaglio, si trova su. Facciamo Lug. Effettivamente la tua osservazione è giusta, quindi in pratica cosa mi aspetto? Di vedere se riesco a editare uno di questi file, giusto? Perché sono sostanzialmente fuori casa. Lug 2 si trova, cioè si trova, sta cercando di fare qualcosa sulla cartella Home Lug a cui abbiamo appena dato l'accesso. Ad esempio proviamo a vedere se riusciamo a editare questo file. In questo caso l'ha editato anche. Serve un messo di scrittura, vediamo. Facciamo così. Ah, poi scusate, ho fatto o che aggiunge una nuova linea, poi ho scritto o. Ok, quindi facciamo. Adesso qua è un po' scentrato la riga di comandi, forse è meglio utilizzare qualcos'altro, vediamo qua. Facciamo così, forse si vede meglio. Speriamo. Scriviamo qualcosina qui dentro, poi facciamo come se lo vediamo così. Ctrl X, sì, adesso non so cosa c'è scritto sotto, sarà tipo yes. Sì. Non sto facendo assolutamente nulla, vediamo qua. Adesso è uscito. Non ha salvato niente, ecco, non si vedeva bene la barra sotto, però mi diceva che non era possibile salvare il file. Quindi, sostanzialmente, dal punto di vista dei permessi, il file, effettivamente, come faceva notare, non l'ho controllato, ha la prima tripletta, che non è una cartella, ma è leggibile e scrivibile dall'utente. Gli utenti appartenenti allo stesso gruppo possono leggere,
gli utenti al di fuori di qualunque altra cosa, quindi tutto il mondo che può collegarsi può leggerlo, quindi effettivamente il file aveva la lettura. Eventualmente col comando che abbiamo dato prima possiamo provare, non con questo utente, però usiamo il signor lug e gli facciamo, lo facciamo diventare cattivo. Ad esempio, se tu provi a entrare in lug 2 da lug, non ti dà il permesso. Da lug, cioè vuoi entrare nella cartella home lug 2 con lug? Vabbè, fare giusto, ci sì. Home 2, non puoi entrare. Vabbè, verso il giusto, grande. Verso il giusto. Sì, sì, perché inizialmente sono nati come due utenti distinti e ognuno si faceva gli affari suoi, quindi ognuno aveva la propria home già impostato per volontà del creatore, quei permessi solo per lui. Uno, ovvero il signor Lug, gli ha garantito il Lug 2, ma non ha fatto viceversa, cioè lui è stato ricambiato il favore. In questo caso volevo provare magari a diminuire i permessi, quindi facciamo checkout mode 700 su così, giusto, sì, NO txt. Quindi praticamente modifica i permessi chmod, sì, 700 al file no.txt. Io credo che sia ancora una cosa dello Unix, è stato anche, si chiama così. Comunque facciamo ls-l e il signore no.txt, a parte che ha cambiato colore perché gli ho messo i permessi di esecuzione, è stato un po' pollo, comunque gli ho messo 700, quindi praticamente ha acquisito una X per il proprietario del file. I gruppi, i appartenenti al gruppo niente, e gli altri niente. Quindi praticamente, adesso giro nuovamente, torno su lug 2, che si trova all'interno della home dell'altro utente, e gli dico, senti qua, proviamo a fare una bella esplorazione e cerchiamo di fare l'editor, questo qua, di no.txt. Cosa si è aperto? Si è aperto una cosa chiamata un nuovo buffer. Cioè, effettivamente, questo qua sta cercando di creare un altro file, cioè non aveva permessi di apertura e di lettura del file, e l'editor ha detto ti crea un altro file, poi lo salverai da un'altra parte, perché quello lì sicuramente non si potrà... Prova a salvarlo, prova. Ma non si vede sotto cosa che fa sto... Scrivi XXX. Salvalo? Non so cosa mi scrive sotto. Scommettiamo che fa un nuovo txt, prima c'era txt, ts, adesso sarà un altro. Un altro? Sì, vedi? Cioè txt, txt, s, e adesso forse ne ha fatto un altro ancora. Prova, lista? Possibile. Questo qui è permesso sulla sua cartella, quindi... Lista? Non si vede niente. No, non l'ha fatto. Cioè... Quello che sostanzialmente dicevi è che si era aspettato di trovare due file con lo stesso nome, cioè rappresentate con lo stesso nome nella cartella. Penso che sia una cosa impossibile, cioè no, sarebbe un'ambiguità che non è risolvibile scrivendo con l'editor. Probabilmente potrebbe avere dei riferimenti in termini diversi, ma rappresentarlo con lo stesso nome sarebbe un bel problema per capire che cazzo cosa stai controllando quel momento. No, non l'ha fatto, non mi ha permesso di salvarlo, non c'è niente da fare. Se già un file creato con quel nome lì dal signor Lug2, insomma, dal signor Lug, e il signor Lug2 non gli ha mai permessi, quindi non poteva leggerlo e non può neanche scriverlo per forza. Non c'è verso. Vabbè, comunque si può fare questi giochetti, secondo me si può fare anche nel computer di casa, magari facendo due utenti nuovi, non so, io mi chiamo Alessandro, posso fare un utente Alessandro 2, Alessandro 3, questi utenti posso darmi i permessi e provare a fare queste cose. Cioè a casa non servono a niente, e se un domani uno diventa un fantasmagorico sistemista Linux, magari queste cose le utilizza, insomma. Questo qua praticamente, ecco,
In precedenza avevo provato a collegarmi ai Raspberry e avevo scritto il nome dell'host, avevo scritto sotto forma di nome del. E cosa è successo? È successo che mi è venuto fuori un messaggio allarmante. In pratica. Ascolta, sì. Abbiamo provato a fare cat e s. Il file che tu avevi creato, che volevi chiamare come istiva della S, perché magari. L'ha fatto e l'ha chiamato S. Magari perché quando ho fatto yes, magari mi ha fatto. Ho scritto io, non mi sciocca il piego, stavo scrivendo. Ho scritto una schifezza. Ha fatto un altro file. Allora possiamo verificare. Scrivi cat. Ma effettivamente è un'ipotesi molto probabile, perché il file S appartiene al loop 2. Infatti ho guardato l'orario, è quello, sì, quindi cat, così lo mostri agli altri. Ok, cat, spazio, S, vai, vedi, è quello che avevi fatto. Esatto, quindi vabbè, non sono riuscito a salvarlo su no.txt, però scrivendo non riuscivo a leggere, è venuto fuori il file S. Comunque, ha permessi di scrittura sulla cartella, ma ovviamente i file sono condivisi, quindi non puoi toccarli. Vabbè, stavo dicendo la chiave di sicurezza, sulla chiamata di chiave di sicurezza. Comunque, qualche volta mi è capitato di imbattermi, perché sostanzialmente a casa con Raspberry magari lo reinstalli, ti dai lo stesso indirizzo IP, a volte dopo che ti colleghi ti dicono guarda, stai collegando al computer sbagliato. È una chiave di sicurezza che praticamente è un file visibile ovviamente all'utente e si trova all'interno di questo percorso. Vabbè, possiamo dare un'occhiata magari sul mio sistema. Vediamo qua, facciamo una nuova scheda. Allora, si trova in, ho usato la tilde che è come dire il nome dell'utente, quindi a qualunque punto vi trovate dell'alberatura fate cat la tildina, un bello slash, poi punto, perché la cartella è nascosta, punto ssh / non host. Tradotto in italiano significa gli hosts, cioè i computer conosciuti. E praticamente qua c'è scritto sta cosa qua. È scritto praticamente che 192.168.1.7 ha questo tipo di sicurezza e ha una stringa lunghissima. Questo serve perché se volete essere sicuri che i collegamenti SSH siano autentici verso quella macchina, dovreste distribuire questa chiave a tutti quelli che si collegano. La rete magari è un po' selvaggia, non sai mai che indirizzo IP a uno o all'altro che si collegano, e quindi con questa qua chi si collega può avere la garanzia quasi sicura che quell'indirizzo IP a cui si sta collegando corrisponde effettivamente a quel computer. Nel caso vi dia un errore in cui dice non ho riconosciuto l'host, ma siete comunque sicuri che l'indirizzo IP di quello là corrisponda, basta che cancelliate la riga corrispondente al nome host o all'indirizzo IP, e praticamente in quella maniera lì la successiva volta che vi collegate vi dice è questo l'host che volete collegare, è questa chiave, la memorizziamo, sì, ok, e la salva all'interno del file. La spiegazione che do io all'errore di prima è che in pratica cosa ho fatto? Io ho scritto alarm P, ok? A casa l'altro Raspberry si chiama sempre alarm P e in pratica ha verificato la chiave che c'era qui e ha detto che non era la stessa, però si stava collegando comunque a 192.168.1.7. Perché evidentemente è una cosa un po' che mi sfugge, però evidentemente la prima volta che mi sono collegato via SSH il signorino si è memorizzato
che il 192, 168, 17 corrisponde a alan B. Quindi successivamente, quando gli ho detto collegati ad alan P con l'altro utente, l'U2 o quello che era, ha detto ok, vado sul 192, 168, 17, giustamente su Raspberry, però la chiave, evidentemente, la chiave associata al nome, non è un casino, non è la stessa. Ok, quindi questo qui, chiave di sicurezza, niente paura, potete anche aprirlo tutti i giorni, tanto di sicurezza non dovete farlo più di tanto. Poi SCP. Ok. Allora, mentre SSH è Secure Shell, SCP è Secure Copy. E questo qui non viene mai usato, però ho provato a vedere come funziona. Allora, praticamente, cosa avevo fatto? Intanto mi ero un po' incasinato, perché pensavo che dovessi utilizzarlo all'interno di SSH. Invece no, in realtà è come dire un comando che utilizza all'interno la stessa cosa che fa SSH. Serve solo per copiare i file. Quindi diciamo, ha la sicurezza del protocollo SSH, se vogliamo, però non apre la shell, ma apre una copia. Io ho detto di utilizzare un'altra sessione di Xterm perché lanciare un copy sul computer locale non ha presente cosa sta copiando, ma fare un copy sul computer remoto, secondo me, di avere un SSH aperto da una parte, vedi cosa c'è, e dall'altra parte ti apri un SCP e ti copi il file. Ah, ho finito qua. Vabbè, adesso vediamo se riesco a ricordarmi come funziona il comando, perché non l'ho scritto nella diapositiva. Allora, praticamente, facciamo così. Allora, intanto l'intento che voglio raggiungere è copiare dal computer locale al computer remoto. Probabilmente si potrebbe fare tra due computer remoti, però non è il caso. Allora, in pratica, abbiamo, ho una sessione con aperto il loop 2, quasi quasi esco da questa qua, facciamo allora un bel logout, ok, e sono tornato nell'utente locale. Ma quando sono qui devo sapere già dove mi trovo, cioè se per assurdo faccio un secure copy dove ho fatto un SSH, il secure copy viene eseguito nella posizione in cui mi trovo, quindi dove di testa. Allora, praticamente secure copy, vediamo qua. Quindi io vorrei andare magari su Lug, questa cosa qua, su questo percorso, e qua ho dei filettini. Bene, quindi praticamente cosa devo fare? Devo andare sul percorso remoto, quindi se copio... Sorgente, quindi voglio fare la sorgente. Esatto, voglio fare la sorgente remota. Quindi devo andare sul alan B, o meglio sul indirizzo IP, giusto? 192, giusto? Se vuoi andare così, fai il contrario, vai a prendere i file da là. Esatto, infatti lo fa così. Allora SSH, SCP, SSH davanti, devi passare il comando perché sei dentro Alessandro adesso. Sì, ma uso SCP, no? Non devo usare SSH. Sì, SCP, apre la sessione SSH da qua. E dopo dai No, non si apre diretto SCP se vuoi. Esatto. Perché li aggiungi là. Faccio un utente, lo stesso comunque prima. Due punti. E un utente, cross. Così? No, oh, caspita. Quindi praticamente, questo sarebbe la destinazione remota, giusto? Che sarebbe... l'indirizzo IP, bello, dopo se non ricordo male i due punti, giusto? Se non devi dare SSH, c'è... Ma come l'SSH? SSH è un utente, l'indirizzo IP, la guida della cartella e destinazione. Tanto provo a sbagliare, poi vediamo. Allora, indirizzo IP, due punti, la cartella, però devo dare un file, allora facciamo un file accessibile che facciamo... qua, quindi me lo evidenzio, vado qui, il mio incollo, ok,
e la destinazione, quindi è come un copy, diciamo, se fai il sistema normale, quindi imparo una cosa e la copio da un'altra parte. In questo caso vogliamo copiarlo punto para. Allora, effettivamente lui cosa manca? Mancherà l'autenticazione probabilmente. Io adesso non so se bisogna scriverci qua davanti il lug, così, giusto? È sufficiente questo, no? Cioè, praticamente, giusto? Scrivo sono stato all'interno della connessione SSH, cioè sono connessi in SSH e dopo dai un secondo copy e dai dei percorsi. Così, non so perché non l'avevo usato. Senza connessione di dati. Guarda, tutto come vuoi vedere, allora tu per... SSH. Anche la SSH, SSH ha la sua connessione di dati. Cioè, secondo me dovrà usare, come dire, lo stesso sistema di criptazione di quell'altro, no? Però è copy, no? Abbiamo usato una parte della stessa sintassi, cioè una specie di collegamento SSH, quindi l'utente, chiocciolina, sto aggeggio qua. E poi siamo andati, avendo conoscenza però di che cavolo dovevamo copiare, cioè cercando di capire qui dove eravamo, un bar lug, abbiamo messo tutti due punti. Due punti e un altro separatore che ti fa capire, guarda, che sono all'interno del computer là e adesso ti do un percorso di una cartella, no? Un altro sì, separatore. Il problema è che se usato anche altri punti. Se sei fuori della connessione SSH che non sai super sì. Di che fai trovi. Non ci puoi scrivere nel log.txt. Ovviamente non è che col tab ti trovi il file, perché se sei collegato non è che. È all'interno della connessione SSH che però sì, ho capito quando è. Prova a dare il video. Prova a vedere cosa fa. Mi chiede di autenticarmi esattamente come faceva l'altro comune. Ha scritto questa cosa qua, mentre lo sta copiando. Qui da qualche parte c'è questo qui, esatto. C'è questo qui. Perché se ci fa la connessione SSH. Però proviamo quello che giustamente dicevi te, quindi praticamente io qui sono all'interno della connessione SSH, giusto? Sono quindi, su Lug. Senza la prima linea. Sì, la parte infatti. Infatti mi ha chiesto la password perché gli ho detto collegati come questo utente sull'host, cartella e vai. Se non hai fatto una connessione, non sai che fai trovi nel test, quindi devi conoscere perfettamente il percorso e i file che ci sono all'interno, quindi non puoi Per quello ho scritto di utilizzare un'altra sessione aperta per capire cosa c'è dall'altra parte. Però proviamo eventualmente a fare come suggerivi. Cioè mi trovo in realtà collegato a Raspberry o l'altra unità remota e voglio fare una copia, facciamo questa volta al contrario, allora facciamo un filettino Pippo, solito Pippo. Se lo fai Pippo, sì, Pippo se lo fa. Insomma, hai la scheda dove sei connesso al Google e sì. Ok, quindi adesso voglio copiare dal mio computer a Google, giusto? O no? O al contrario, vabbè. Quello stesso. Vabbè, quindi... Il discorso è che da lì vedi di sì al computer remoto che il tuo, perché poi prima una scheda sul terminale, vedi la tua directory, quindi vedi poi fai, se hai una connessione instaurata, sì. Vedi sì qua che ti dà. Sì, allora, vabbè, facciamo una prova, facciamo SCP, facciamo un secco copy, e vogliamo copiare dal computer... In questo caso il computer remoto, cioè il mio computer locale per assurdo è diventato un computer remoto. Quindi devi dare il tuo IP, quindi il mio IP cosa posso fare? Posso dare il 127? No, vediamo un utente che è questo. Ok, perfetto. IP del tuo PC? Se gli metto questo funziona, 127? Credo. No, funziona. Ma forse non serve se sei già nella tua. No, questo è locale, no. Ok, facciamo così, due punti barra home barra Alessandro, guardate la chiocciolina, oh, è colato, guarda questa, teoria, barra tipo, punto txt, lo facciamo in punto barra, vabbè, questo qua. Cioè, se vogliamo se funziona ovviamente, perché
per approvarlo, se il crew copy, allora, usando l'utente Alessandro sull'host a questo indirizzo IP, che suppongo sia quello locale, poi mettere non funziona, esatto. Di questo percorso qua ho cercato di scrivere così, vediamo cosa fa. Effettivamente, come dice lui, sta cercando di stabilire una connessione con un'altra entità. E sono all'interno sempre dell'SSH e dice Alessandro, non password. Effettivamente, sicuramente avrò creato un utente sulla macchina. No, evidentemente non l'ho creato. Mi sta incartando perché effettivamente vediamo un'altra macchina. A Raspberry stesso con un utente che non c'è. E mi chiede comunque la password, l'utente come non l'ho creato e quindi mi illude di potermi collegare, ma non si potrà. Perché effettivamente, come diceva Stefano, è un po' difficile, però uno deve dire cazzo sono dall'altra parte, quindi devo ragionare come che fossi in realtà lì, come che avessi la tastiera collegata a Raspberry. Sì, ci risulta 192.168.1.7, quello del Raspberry, e 127.0.0.1 è effettivamente la sua interfaccia diretta, qua diventa loopback, giustamente, perché è come dire l'indirizzo della macchina stessa, senza andare in Ethernet. Tu sei connesso via Wi-Fi o no? Beh, il Raspberry è attaccato con l'Ethernet, sì, comunque è con Wi-Fi, sì. Wi-Fi. Sì, però. Ma adesso sono sul Luca qua? Sono sul Luca qua, no? Ah, sì. Sì, sì. Quindi esatto. Esatto. Cioè bisogna, come dire, essere un attimino, prima di fare una cosa, bisogna un attimo cominciare a pensare, non sono qui, ma sono, cioè, in realtà sto vedendo come che mi fossi collegato, come fossi presente sull'altro attrezzino. Comunque. Allora, possiamo fare history, lo compriamo così, vediamo gli ultimi comandi, non si vede niente, bene. Allora facciamo così, andiamo a correggere questa cosa che ho scritto, adesso andiamo a cercare l'utente Alessandro, perché l'ho creato localmente, lo stesso. Totalmente si fa così. Qui sono nel mio computer, questo qui, il Dell, ok? Vedo che ho questo utente. E l'indirizzo IP, siccome prima lo usavo, però effettivamente vale la pena comunque mai. IP è il comando che dice tutto dell'indirizzo IP, sto sconosciuto. Poi ADR è per visualizzare gli indirizzi. Ovviamente si vede molto male. E l'indirizzo del Dell è questo stringo qua, 192.168.1.2/24. Quindi adesso possiamo fare così, lo evidenziamo, come ci siamo con alcuni vecchi trucchetti, lo evidenzi, poi dall'altra parte premi la rotina centrale del mouse e te la incolla tutto. Questo qua è un esempio sulla scena di Windows, intanto la uso, non riesco a tornare grossissimo. Comunque, vabbè, ecco. Dovremmo più o meno esserci, purtroppo tante volte si scrive un po' a memoria, le cappelle possono succedere, niente paura. Ci si coraggia un attimino e si sistema. Adesso abbiamo già completato diversamente la cosa, quindi proviamo a fare un benedetto secure copy con l'utente Alessandro presente, che deve essere un utente presente proprio sull'host. Due punti, inizio il percorso, praticamente la home di Alessandro, pipo.txt, lo copiamo sulla cartella del Raspberry. Effettivamente c'è da tenere presente una cosa, che se non c'è l'open SSH attivo, evidentemente non c'è neanche installato, molto bene. Sì, beh.
Beh, ovviamente è chiaro, ma è per chi lo utilizza, lo può, c'è un po' una... Ecco, OpenSSH occupa 4,65 mega, bellissimo. Un po' meglio. Vabbè, me lo sono installato, avendo la connessione internet, il gateway mi ha permesso di accedere ai repository qua del PACMA, l'ho installato, connessione velocissima, l'ho installato, poi lo facciamo partire. Vabbè, systemctl, che penso si utilizza sempre questo, start, open, ssh, SSHD forse. Punto service. Punto service. Punto service. Non credo che sia un punto service. No, no, scusate, si chiama SSHD. Ormai vediamo un po' come, come capirlo nella capacità. Ok, adesso non mi ha dato nessun errore. Vabbè, è un po' una convenzione, però quasi tutti quanti i servizi mi super di più o meno. SSHD, il pacchetto si chiama OpenSSH, ti installa una unit, quello che è, che si chiama SSHD. Comunque adesso è partita, possiamo magari vedere lo status, se c'è qualche informazione, e ci dice, è una descrizione che è scritta all'interno del, del file di configurazione, ci dice con OpenSSH daemon, dice che è caricato, sta funzionando, un po' di memoria, che processo ha, la riga di comando, praticamente il servizio in realtà è eseguito questo eseguibile più questo parametro, e adesso se siamo bravi riusciamo, richiamando quella freccettina del comando, a collegarci al computer. Bene, questa è la cosa che si vedeva all'inizio quando ci siamo collegati a, a Raspberry. Ecco, questa cosa qua la chiama fingerprint, tipo l'impronta digitale. C'è una cosa talmente tanto complicata che prima di trovare qual è quella giusta ci viene dato tempo. Diciamo che va bene, dice attenzione, abbiamo aggiunto questa qua agli vostri conosciuti che sono quelli del file precedente, utilizza la password dell'utente, questo del, e ha detto non c'è, perché non c'è? O non riesce a risolvere le attive, o non si fa. Beh, però dice scp bar home Alessandro, cioè in realtà la... Alessandro home hai più punto di lo verifichiamo subito. Ma l'ho scritto male magari. Allora, il pippo. Sono un pippo. Vedete, non mi ha aiutato, comunque poco male, si va a correggere, si fa pippo finalmente, se è una volta buona, mi ridomanda la password perché è diffidente. Oh, mi ha detto che ha trasferito qualcosa, 100%, 7 borsa il numero di pacchetti scambiati, insomma beh, 3,3 capo, 7 secondi, non so. E praticamente il risultato è che del Dell ho copiato all'interno del, del Raspberry il file pippo, vediamo se c'è pippo, bene, andiamo a vedere che permessi ha pippo. Pippo ha i permessi dell'utente lug, che comunque in questo momento è collegato, si vede sempre male, come lug, e quindi ha preso il file remoto, l'ha copiato e nel copiare gli ha assegnato i permessi di default del lug, quindi lug può far tutto e gli altri possono soltanto leggerlo e basta, insomma questo è quanto ha fatto. È divertente provare, quando le cose riescono è meglio, insomma sì, infatti anche perché ti colleghi da una parte, ti colleghi dall'altra e fai qua e là, insomma un po' di credito, passi le giornate a capire cosa stai facendo. Però insomma, è... Vabbè, quindi abbiamo visto il Secure Copy, l'alternativa, quella che potevi vedere sempre a casa, la condivisione con Samba, cioè
colleghi, vengo il file manager e gli scambi file in quella maniera lì. Questo potrebbe essere un sistema più mai d'emergenza, cioè professionale finché vuoi, perché sicuro che vuoi, ma più d'emergenza, in cui devi collegarti, non hai tempo magari di configurare le condivisioni, installare cose, avviare servizi. Questo qui potrebbe essere un po' più veloce. E poi comunque è un sistema che su Linux è sempre disponibile, quindi quasi sempre disponibile. Beh, ecco, il mio computer non c'era, ad esempio, ho dovuto installarlo e farlo partire. Però comunque in quanto 3 secondi te lo installi. Sfido, non so, l'utente Windows magari a dire aspetta, adesso faccio una condivisione, faccio questo programma, cominci a scaricare da internet, cominci a installare, quella non finisce più. Con un sistema Linux, almeno dal mio punto di vista, se sai cosa stai cercando, cosa installare, in pochi secondi installi, se sai come funziona, configuri, documentazione ce n'è, fai quello che devi fare. Se mai andiamo a vedere cosa c'è su Raspberry, c'è poco di installato in effetti. L'installazione base è sostanzialmente un copia di file, cioè copy file nelle due partizioni della SD e dopo li parte perché sa che deve andare a cercare nella prima cartella quella FAT dei file, parte dopo l'altra partizione. Penso che l'installazione vi occupasse un giga forse, 2 giga massimo, e comunque lì c'era già un po' di cosettine. Ovviamente era senza ambiente grafico, però comunque te lo puoi installare quello che vuoi. Ovvio tante volte utilizzo VNC, magari per condividere il desktop, per fare delle manutenzioni. È vero che anche il Raspberry, come lo utilizzo a casa io, una volta che è configurato lui funziona. Cioè, non è che sto facendo tante manutenzioni, però delle volte magari può essere utile, insomma, sì. E poi basta. Non so se volete provare a fare qualche prova simpatica, qualcosa, non so, magari. Però riesco mai ad essere ripetitivo, cioè dare altri permessi all'utente o. Mi ricordo che una volta, non so chi c'era qua, forse Carraro, che aveva fatto tramite l'SSH anche l'esecuzione di file, di anche programmi, su un'altra macchina. Possibile, cioè io dalla mia macchina tramite SSH avvio degli eseguibili su un'altra macchina. Come lui ha fatto aperto il programma Gedit, se lui scrive Firefox in Dio all'interno del terminale Firefox, se c'è installato. Non so, c'è un ambiente grafico di no? Suppongo di sì, sì, ci deve essere qualcosa. Quindi se tu fai una connessione SSH e scrivi Firefox in Dio, quindi al massimo non dovrebbe fare Firefox. Cioè, ma va da apri, però non la vedi, però. Cioè, se fai proprio quando non la vedi. Cioè, ascolti il comando, qualsiasi programma che non sia grafico, lo vedi, funziona. Un programma che non sia grafico, sì, funziona, però non lo vedi comunque, cioè nel senso. Lo vedi tutto quello che riesce a vedere. Sì, cioè, se c'è un output sulla console, vedi l'output sulla console, ma al di là di quello non vedi un cazzo. Cioè. Niente. Qualcosa di più, mi sembrava che avesse fatto qualcosa di più, non so se la sua utilizzazione della sua macchina di SSH su qualcosa di più. So dirti se era su un Raspberry, probabilmente non si era collegato a un Raspberry tramite SSH, ma forse con un'altra macchina. Può essere anche un PC, non cambia niente, cioè, dalla nozione SSH riuscire a vedere qualcosa di grafico. Sì. C'era una connessione di grafico,
Sì, però sì, anche sì. Il video anche cosa dobbiamo usare, esatto, cosa c'è, non devi avere una finestra dentro l'altra macchina. Sì, mi ricordo questa cosa qua che eravamo là e ma anche quando attaccate i Raspberry si può fare sta roba, no? Che in remoto vedi l'interfaccia grafica, come si chiama? TV Twin, come si chiama? Ti puoi fare con VNC. VNC? Sì, VNC o anche altri nomi che sono, so che non c'è. Sì, sì. Sì, come hai detto Alessandro prima, sì, la Google non c'è l'ambiente grafico, in realtà mi sono sbagliato, è stato installato. Comunque vabbè, poco male, cioè per l'ambiente grafico ti installi Xorg, un desktop di qualunque tipo, come l'altra volta che parlavamo sul GVM, Notion, l'Everson, quello che è, e lì c'è l'ambiente che può partire a bordo macchina. Dopo ti installi il VNC, o meglio il VNC server, e gli fai una configurazione in cui gli dici che desktop utilizzare, ok? E dopodiché lui funziona, insomma, cioè, ti apre il VNC su una porta e ti colleghi da remoto. Cosa? Una problema passeggiata. Cosa? Un problema passeggiata. Beh, in realtà sono tre cose. Ovvio che finché sei lì che mai non sai cosa fare, però cioè, non c'è il sistema grafico, ti basta Xorg. Almeno su Arch Linux installi quello lì e tieni giù tutto e sono un top di mega. L'ambiente desktop inteso solo come praticamente lo sfondo e quello delle stile finestre può occupare poco, cioè ce ne sono alcuni che occupano un mega, una roba così, e quello viene giù in pochi secondi. Il VNC sa qualche mega quello lì e quello lì a pochi secondi. Dopodiché devi poi la rottura di scatole, magari configurare all'interno dell'home dell'utente, eccetera, eccetera, in modo che il VNC utilizzi sempre il config in VNC da controllare. Esatto, quindi che utilizzi, se è installato il TVM, devi utilizzare il TVM, ok? O forse addirittura a parte col TVM già di suo, se non trova niente. E in pratica, con quello lì, quando dopo tu avvii il VNC dato server, ti colleghi con la password impostato e cioè alla fine c'è una cosa veloce, dopo... La tua Raspberry ha un Arch, tipo Arch server, che tipo di... Arch Linux, sì. Sì, più che altro perché mi sono abituato così, nel senso che ho su questo computer qua, e dopo star lì con i comandi di altri sistemi faccio un po' fatica. Quindi, visto che comunque esiste e funziona, c'è l'Arch Linux, che ha praticamente lo stesso sistema di pacchetti, i comandi sono gli stessi, soltanto che sto compilato per l'ARM e funziona sul Raspberry. Funziona e praticamente ha quasi tutto il software che utilizzo comunque sul PC, c'è quasi tutto, insomma. Quindi è bello ampio come scelta, cioè, c'è la di robetta. È ovvio che devo usare l'installazione base e poi il resto te lo installi. È comunque un sistema che vabbè, lo conosciamo abbastanza, è sempre molto aggiornato. Quindi è roba recente, insomma, tutto giusto? Perché è troppo recente, ecco. Ecco, però al di là di quello che mi è sempre detto, che è un sistema instabile, è che lo utilizzo poco, ma però particolari problemi non ne ho avuti, insomma. E ovvio, meno cose usi, meno problemi per avere. Ovviamente. Cioè, comunque il sistema di base funziona, c'è niente a dire. Vai puoi avere un programmino che non funziona ogni tanto, va bene. L'instabilità forse dipende dai programmi troppo avanzati, cioè sono poco testati dai sviluppatori, li buttano fuori in una versione Arch subito li integra cioè in repo e se fai leggermente di più versione magari gli ultimi programmi installati non sono ancora un po'. Sì, però comunque il sistema di base non penso che venga scalfito, cioè nel senso. Quindi cioè non è come dire oddio mi si blocca quando risponde la tastiera, cioè al limite si cavano un po', sono proprio testate come le vie stabili che sono testate all'infinito e vanno fuori solo quando sono super affidabili, poi invece accendendo come le carità
Sì, questo... se, se c'è una novità, sì, comunque il software funziona quasi tutto, cioè nel senso, cioè sui browser uso Fire, cioè uso Opera, un po' che Firefox ogni tanto, vedo che si basonati funzionano. Poi vabbè, i terminali, vabbè, quelli sono una cosa che non so, non si sviluppa mai. E poi vabbè, i file manager, cosa uso i file manager, il LibreOffice, insomma. Sì. Ecco. Lo screen recorder, non so se sta funzionando. Non si funziona. Anzi, adesso andiamo a salvare. È un po' tardi, magari non lo credo. Bene, domande? Qualcosa? Qualche dubbio? Grazie, Sandro. Grazie a voi. Grazie.